Il libro del Coelet può apparire a prima vista il libro del pessimismo, dello scetticismo. Mette in discussione ogni certezza, ma è in realtà il libro dell'umiltà e della fede, perché distruggendo ogni certezza umana, distruggendo persino ogni nostra possibile pretesa nei confronti di Dio, ogni utilità che potremmo avere dal credere in Lui, ogni nostra pretesa di avere dei meriti, ogni valore persino di una vita virtuosa, fa apparire chiaramente il nostro nulla. E in questo modo l'unico assoluto che non crolla è proprio Dio. Dio in cui crediamo non perché ci dia dei premi o perché ci convenga o perché abbiamo qualche diritto nei Suoi confronti, ma appunto perché Lui è e noi non siamo. Vanità delle vanità è l'uomo e ogni suo progetto. Hebel è il termine ebraico, vuol dire soffio. Abele, il fratello ucciso da Caino, colui che non aveva il nome perché era considerato un nulla dai suoi. Quale guadagno viene dall'uomo all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Non c'è alcun vantaggio a faticare, a darsi da fare. Le cose non cambiano mai, l'umanità non impara mai. E non c'è nessun vantaggio nemmeno a non faticare. Questo ci potrebbe portare al pessimismo, invece ci porterà all'amore. Faticherò, mi darò da fare, mi impegnerò, non perché serve a qualcosa, non perché mi aspetto dei frutti, ma per amore, solo per amore. Non guarderò più al guadagno, al mio tornaconto personale, tanto tutto passa e quindi lo perderei. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. E allora non mi chiuderò in me stesso, continuerò a parlare, ma senza la pretesa di essere sempre capito. E guarderò gli altri come un mistero che non ho capito fino in fondo. Non pretenderò più di aver capito qualcuno, né di possederlo come fosse mio. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio di udire. E allora imparerò qualche volta a dire di no alla mia curiosità. Qualche volta eviterò di guardare ed eviterò di udire. Non pretenderò più di sapere e conoscere tutto. Aspetterò che Dio mi illumini. Cercherò di pensare anche alle cose che l'occhio non può vedere e l'orecchio non può udire, come la presenza di Dio. Rinunciando qualche volta a vedere e ad udire, non sarò più schiavo di ciò che è sensibile e mi aprirò a ciò che è invisibile. E avrò uno sguardo interiore che va oltre l'apparenza e ascolterò la voce di Dio che non si sente con le orecchie, ma dentro l'anima. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Non mi porterà questa frase al disinteresse per ciò che avviene, ma ad andare a ricercare quando queste cose che avvengono oggi sono già avvenute nella storia, per imparare dalla storia, per non ripetere sempre gli stessi errori dei miei antenati. Nessun ricordo resta degli antichi. Io sarò dimenticato e allora cerco di essere umile, di non farmi prendere dalla vanagloria, dalla voglia di apparire. Cerco più il rapporto con Dio che l'approvazione degli uomini. Faccio delle cose buone in segreto, in modo che solo Dio le conosca. Provate a leggere il libro del Coelet. Lasciate che queste parole ispirate dallo Spirito Santo distruggano ogni vostra certezza. E rimanete in ascolto, sentirete la voce di Dio che vi dice quali sono le vere certezze. Perché per trovare la fede in Dio devono andare in crisi le nostre certezze,
i nostri schemi, la nostra visione del mondo. La vita si fa questo dono della crisi spesso e volentieri. Ma esiste anche un libro della Bibbia scritto apposta per questo, il libro del Coelet, un libro fatto per mandarci in crisi. Perché, come dice il Salmo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Nel Vangelo vediamo il tetrarca Erode, colui che ha fatto decapitare Giovanni Battista, che vuole vedere Gesù, è curioso. E lo vedrà quando sarà incatenato e malmenato prima di essere crocifisso. Ma Erode non vuole vedere Gesù per convertirsi, per ascoltarlo, per mettersi in discussione. Lui vuole solo avere una conoscenza in più, un argomento in più di cui parlare con gli amici, una cosa di cui vantarsi. Anche io ho incontrato Gesù. A volte anche noi abbiamo questo sguardo umano su Gesù. Cerchiamo di conoscere Gesù per poterci vantare di conoscerlo bene, per farci belli. Specialmente noi preti cadiamo spesso in questo difetto. E Gesù deve mandare in crisi questa nostra fede falsa, perché noi ci sentiamo ricchi, potenti, a posto, e non come dei mendicanti di fronte a Lui. La fede falsa in Cristo deve andare in crisi perché nasca la fede vera.